È un libro formato da 8 saggi, scritti da importanti firme del giornalismo italiano ed esperti del settore che raccontano il sushi in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti. In realtà il sushi poi diventa così un pretesto per raccontare un po' la cultura giapponese, la cultura culinaria del Giappone, che in questo momento poi va molto di moda in Italia e per cui insomma un modo per approfondire questo aspetto. Il libro però non ha ricette. La cultura di un popolo si apprende meglio se si percepiscono i gusti della tavola. E allora anche la conoscenza delle tradizioni e dei sapori di una cucina particolare come quella giapponese diventa un'opportunità di gusto. Sicuramente il sushi è un'arte. Io nella mia prefazione dico questo. Il sushi, la fama del sushi si basa su un grande fraintendimento, su un equivoco, cioè la semplicità della sua forma ha fatto credere di trovarci di fronte a una ricetta semplice. Siamo in realtà di fronte a una delle ricette più difficili dell'intero universo culinario. È per questo motivo, per esempio, che Jiro Ono, uno dei più grandi sushi chef del mondo, quello che ha preso la stella Michelin, le 3 stelle Michelin nel 2008, non ha mai scritto libri di ricette. Il sushi insegna, Stefania, con il suo libro dal titolo L'arte del sushi, è sicuramente un'arte ed è un'avventura gastroculturale dentro il bellissimo posto che è il Giappone, insomma, queste isole sperse nell'est del nostro pianeta hanno dato veramente e stanno dando tantissimo al resto del mondo. Loro hanno un soft power, il Giappone è il soft power, riesce a essere potente con mezzi come il cibo, come l'anime, come la moda, eccetera, eccetera, come il J-pop, direi. Questo è il suo potere adesso. Il libro parla di sushi e non dà una ricetta, quindi parla di cibo senza però dire come si fa, come non si fa, cosa comprare, cosa non comprare, perché in questo senso il sushi è davvero cultura, quindi parla di questo cibo che ormai tutto il mondo conosce come fenomeno ed è importante ed è divertente ed è dinamico. È fatto e raccontato da 9 persone oltre Stefania, quindi anche un lavoro di gruppo. Direi che sono queste le caratteristiche principali. Il sushi non si mangia mai freddo, attenzione, perché questo è un errore che facciamo spesso in Italia. Siamo abituati così alle catene anche molto veloci, appunto, di cibo, di food che ci offrono sushi freddo. Il vero sushi giapponese non si mangia mai freddo, è a temperatura ambiente. Bisogna poi fare molta attenzione alla salsa di soia. Ricordiamoci che la salsa di soia serve a leggermente togliere quella punta così di sapore di pesce fresco, ma non, il sushi non va intinto dentro la soia, cioè davvero proprio spruzzato, e comunque si bagna sempre la parte del pesce e mai quella del riso. Ricordiamoci poi che nel vero sushi giapponese il wasabi è fondamentale e il wasabi va dentro al panetto di riso del nigiri, in questo caso non va mescolato con la soia come facciamo noi qui. È una nostra così idea, ma non funziona così. Esistono vari tipi di sushi. Io consiglio di avventurarci prima di tutto nel sushi tradizionale per poi arrivare così anche alle declinazioni del sushi fusion, ma insomma quella è un'altra cosa. Per provare un gusto, una sensazione, perché la prima volta che si assaggia un sushi è veramente un'avventura. Noi siamo molto orgogliosi del nostro cibo e facciamo bene. Certe volte ci dimentichiamo che esiste anche un mondo intorno a noi, anche sotto l'aspetto appunto del cibo, che è molto interessante e che va scoperto. Insomma, la cucina giapponese noi italiani la stiamo scoprendo adesso. Milano è sicuramente una capitale in Italia di questa nuova tendenza. Non dobbiamo dimenticarci che siamo comunque in ritardo rispetto alle grandi capitali europee, a Parigi e a Londra, per non parlare poi di New York.